Giovedì 8 gennaio è iniziato il corso arbitrale WISP 2015, un passo importante nella crescita non solo della squadra dei Fischietti, ma anche un segnale di sviluppo e miglioramento lanciato dall'intero movimento della WISP Lega Calcio. Primo incontro incentrato prevalentemente sulla sommaria conoscenza, un appuntamento per rompere il ghiaccio in vista delle lezioni che scandiranno il percorso formativo delle potenziali giacchette nere. Cinque presenti e tre assenti giustificati con entusiasmo e novità a rappresentare i punti nodali di questo corso, come testimoniato da Domenico De Bartolo e Francesca Cipriani. Domenico De Bartolo, coordinatore del settore tecnico arbitrale della WISP Abruzzo e Molise, abbiamo a fianco a te Francesca Cipriani, una delle tante dei possibili nuovi arbitri che dovrebbero uscire da questo corso arbitrale che avevamo già annunciato nel mese di dicembre, è stato operativo in questi primi giorni di gennaio. Oggi un incontro, possiamo dire, a titolo esplorativo, informativo. Quali sono le basi che sono state gettate per questo agognato corso arbitrale? Beh, ragazzi nuovi, li abbiamo un po' informati su quello che è la WISP, quindi una conoscenza del nostro mondo WISP, come funziona a livello provinciale, regionale e nazionale. Cos'è la WISP? Sport per tutti, quindi esistono le varie leghe, tra cui la Lega Calcio, ma esistono anche altre leghe dove la gente viene a divertirsi e quindi per loro deve essere anche soprattutto un divertimento, come ho spiegato durante la fase che abbiamo in quest'oretta e mezzo che ci siamo visti, li abbiamo un po' informati sul nostro mondo e vedo che c'è un buon approccio. Devo dire che sono. Perlomeno li vede entusiasti di partire di prendere questa nuova avventura, anche se col tempo si accorgeranno di quelle che sono. Vabbè, sto scherzando. No, no. Il corso arbitrale si verrà organizzato con delle cadenze settimanali, vedrete due volte a settimana, il martedì e il giovedì. Ci sarà poi l'esame finale che sarà scritto e orale. C'è la possibilità, o meglio, la speranza è quella di promuoverli tutti? Ma io lo spero, anche per loro, perché io innanzitutto ho visto grande entusiasmo e voglia di divertirsi, per cui perché no? Quello chiaramente l'esame è un esame esplorativo per vedere le basi se ci sono, è chiaro, laddove servono degli approfondimenti li andremo a fare, non è che ci sarà una bocciatura per l'amor di Dio, è soltanto per vedere il livello di apprendimento del regolamento, se è adeguato, quindi io valuterò l'adeguatezza di questo loro approfondimento, quindi potranno arbitrare, altrimenti faremo un'altra lezione, due di approfondimento. Perché no? Nuovi Non arbitri, facciamo nessuno. Francesca Cipriani, potenziale nuovo fischietto WISP. Nel mondo WISP ci sono stati in passato degli arbitri donna, quindi rappresenti comunque al momento una novità in assoluto. Che cosa ti ha spinto a iniziare questa nuova avventura e cosa ti aspetti da questo corso arbitrale? Beh, è una grande passione per il calcio, quindi porterò anche le donne sotto questo punto di vista nel campo e spero di rappresentare bene il sesso femminile e farmi rispettare. Grazie, ovviamente in Non a bocca al caso lupo. ho scelto lei, perché già mi sono accorto che la ragazza ha carattere. Non sarà il tempo a dirlo. Grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie, Grazie, buonasera, grazie. grazie. 11 lezioni di base con il mese di marzo che potrebbe già offrire al designatore arbitrale nomi nuovi nel novero dei fischietti da selezionare. Il cammino è appena iniziato, De Bartolo e Vallone hanno dato il benvenuto. Spetterà poi ai calciatori fidelizzare i possibili nuovi direttori di gara WISP, ben consapevoli dell'importanza che ricoprono. Dopotutto, per giocare a calcio servono principalmente due cose, il pallone e l'arbitro.